uno spiraglio che poteva portare rimedio alle tante sofferenze inferte. A piccoli gesti la mente cominciava a scrollare le fobie di violenze costanti. Si era aperto un parto. Era una semplice pausa, lo spazio temporale perverso che portava l'orco allo scopo. Fremeva in quello spazio ristretto, troppo tempo concesso. Ma perché lasciargli quel varco? Sudavo vederla gioire, eppure l'amavo. Amavo riempirla di botte, pestarla, umiliarla, spezzarle le ossa, lasciare un piccolo varco. Pregavo affinché non uscisse, per starle vicino e sentire il suo fiato, ma si era aperto un varco, uno spiraglio che l'allontanava da me per interminabile tempo. Tremavo in quello spazio interdetto, troppo tempo concesso, ma l'amavo, amavo farla soffrire. Annientarla, punirla e coprirla di insulti. Aspettando quel varco di lucido riflesso in cui il sonno del morto veniva appagato dal risveglio tanto agognato, si era aperto un varco. Era una semplice pausa. Lo spazio temporale perverso, quel varco che portava l'orco al suo ultimo scopo. Grazie. Volevo invitarvi a fare un applauso all'autore di questo testo, che è Lorella Farraotto, che ringrazio per avermi dato l'opportunità di dare voce al suo testo, un testo molto breve ma intenso, in cui vediamo la figura di un essere crudele che dà spazio tra una violenza all'altra alla propria preda, illudendola che fosse finita. Invece lui soffre in questa pausa, soffre perché l'ama, ma ama picchiarla. Quindi sono dei casi che noi sicuramente sentiamo nei giornali, in TV. Casi in cui viviamo nella nostra vita quotidiana, magari succede a un nostro vicino di casa, a un nostro parente, a un amico, in cui ci sono donne che definiscono questa violenza amore, o che sperano che domani sia un giorno migliore, o che magari trovano delle scuse per dire che sono cadute dalle scale, hanno sbattuto la testa nell'armadio, o che magari sognano una vita, una storia d'amore come quella che vediamo nei film. E ci sono donne invece che hanno smesso di parlare, donne che hanno smesso anche di lottare, e donne che hanno perso la vita. Però ci sono delle donne che in un bel giorno sono riuscite ad uscire di casa, scappando, avendo la forza e il coraggio di andare a denunciare. E sono, si verificano perdendo qualcosa, sicuramente perderanno il proprio marito, il padre dei propri figli, l'uomo che amano perché hanno degli affetti, dei ricordi, o possibilmente per il proprio posto di lavoro perché è il datore di lavoro che compie questi atti di violenza su un suo dipendente. Quindi è un messaggio che volevo dedicare alle donne, che è quello di riprendervi i vostri sorrisi. Cioè, perderete qualcosa andando a denunciare, però ottenete qualcosa che avete perso da tempo, cioè i vostri sorrisi. Ed è un altro messaggio che voglio dedicare agli uomini, che è quello di riprendere i loro sorrisi nella maniera più positiva e magnifica che possa esistere, perché vedere una donna felice, sorridere, appunto, è la felicità. Quindi è un messaggio un po' per tutti, riprendiamoci i nostri sorrisi. Vi ringrazio per il tempo dedicato, vi ringrazio ancora per la seduta.